Ciao a tutti, sono Beppe. Sono un operaio della città fabbrica di Crespi d'Adda. Seguitemi per saperne di più sul mio villaggio. Andiamo! Il villaggio di Crespi d'Adda è nato dall'idea di Cristoforo Crespi, un lungimirante imprenditore lombardo nel settore tessile. Il villaggio in cui vivo è una vera e propria città fabbrica sorta dal nulla. Qui abito con una parte dei miei colleghi e con le nostre famiglie in villette appositamente costruite a pochi metri dal nostro ambiente di lavoro. I vantaggi per i lavoratori sono notevoli. Minor tragitto casa-lavoro, soluzioni abitative dignitose, cure mediche immediate e gratuite, rapporto più stretto con i colleghi. Il villaggio è dotato di tutto ciò che a una famiglia operaia può essere utile. Scuola, servizi, chiesa, negozi e bar. Il modello Crespi è ispirato a quello delle company towns inglesi, come quello di Saltaire oppure quello di New Lanark. A sua volta, il modello inglese è di ispirazione statunitense. Oltre che di filantropia, il modello Crespi è anche un esempio di riconversione. Al giorno d'oggi il sito è infatti visitabile e dal 1995 è patrimonio dell'UNESCO. La vera novità della mia città fabbrica sta nel rapporto speciale e disinteressato che il proprietario è riuscito ad instaurare con gli operai e alla sua premura nei confronti del loro benessere. Una testimonianza unica dell'amore e del rispetto della famiglia Crespi ci è offerta dalla signora Daria Vacis. I Crespi erano sciuri e mio padrone. Il termine filantropia sintetizza nel migliore dei modi l'attenzione e lo zelo messi in atto dalla famiglia Crespi. Buongiorno ragazzi e buongiorno Beppe. Sono Roberta, vostra tutor presso il gruppo Radici. Seguitemi, voglio presentarvi il nostro gruppo. Voglio presentarvi. Le parole chiave del nostro successo sono, sin dalla nostra fondazione, qualità e rispetto. Nel tempo ci siamo espansi ed ora siamo una multinazionale presente in tutto il mondo. Qualità e rispetto sono rimasti i nostri valori nel tempo. Qualità, come cura nella gestione di ogni più piccola minuzia, possa servire a soddisfare il cliente. Rispetto come base di ogni relazione, trasparenza dal fornitore al cliente e dialogo con chi il nostro lavoro coinvolge. La signora Maria della porta accanto deve essere soddisfatta tanto quanto il nostro cliente più importante. Qualità e rispetto si traducono in valore condiviso. Il valore condiviso è un approccio strategico per la sostenibilità aziendale. Rafforza la competitività di un'azienda, migliora le condizioni economiche e sociali delle comunità in cui opera. Le grandi aziende, grazie alle loro risorse, possiedono una capacità enorme di avere un impatto positivo sull'ambiente rispetto ad altre realtà.
Aziende come la nostra puntano sulla tutela del territorio, per immagine, per salvaguardare l'area dove investono a 360 gradi. La ricerca e l'innovazione hanno sempre un ritorno. La filantropia è un obiettivo aziendale tangente chi è direttamente a contatto con l'ambiente lavorativo. Quella del valore condiviso è un'ideologia più ampia che tenta di prevedere e controllare le conseguenze. Se un contesto lavorativo filantropico è volto al mero benessere interno, adottando invece una mentalità di valore condiviso si intende apportare la capacità di farsi carico delle responsabilità che le proprie scelte creano. Ogni realtà influisce su ogni persona, anche se esterna all'azienda, e su ogni sistema, mondo naturale e generazioni future. Ciò che è condiviso è conveniente. La condivisione è un atto lungimirante, volge al desiderio del bene per chiunque. La condivisione è simbiosi, è crescita.